Buon pomeriggio a tutti. Cominciamo a vedere se ci sono degli amici che hanno voglia di parlare un po' di numeri, di dare un po' di numeri insieme. Vediamo un pochino se qualcuno si collega. Ecco, comincia a esserci qualcuno. Visto che l'altra volta ci sono stati parecchi feedback e anche parecchie domande che sono seguite rispetto all'intervento che ho fatto, saluto Stefania intanto. Ciao Steffi, vediamo di sentirci presto. La Giulia, ciao Giulia. Emanuele, ma ciao. Ciao Donatella, quanti siete? Ma che piacere. Bello vedere che in questi giorni in cui siamo tutti costretti a stare in casa, almeno ci rivediamo in questo modo e possiamo parlare anche di qualcosa di carino e interessante. Bene, stanno aumentando le visualizzazioni, quindi direi che Elisa, ciao Elisa, direi che possiamo veramente cominciare a dare i numeri per bene. Allora, intanto vi invito se c'è. Ciao Mara. Vi invito se c'è qualche domanda rispetto all'intervento che ho fatto la volta scorsa a formularlo e cercherò di darvi una risposta. Mi interessa soprattutto rispondere a una domanda che mi è stata fatta da più persone. Parlavamo delle convinzioni limitanti. Saluto Elisa e Massimo che si sono collegati in questo momento. E mi è stata fatta questa domanda rispetto alle convinzioni limitanti: come possiamo riuscire a liberarci dalle convinzioni limitanti? Allora, innanzitutto dobbiamo comprendere questo: il nostro cervello è pigro. Quindi, il compito del cervello qual è? Dare un significato, uno solo, a tutto ciò che noi incontriamo. Tenete conto che noi riusciamo, il nostro cervello riesce in qualche modo a elaborare 16 input al secondo, non di più, a fronte di 100 miliardi di input che riceve l'inconscio al secondo. Quindi immaginatevi la quantità di informazioni che vengono perse. Saluto la Silvia, Adele, Salvatrice, benvenute. E quindi il compito del cervello qual è? Quello di riuscire a dare un significato per permetterci di agire nel mondo. Ma quando il cervello ha identificato un significato per ogni cosa, fa una fatica terribile a cambiare, a proprio cambiare idea. Avete presente quei giochi in cui ci sono quelle figure che hanno una doppia possibilità di interpretazione? Saluto Gaetano, saluto Sabrina, saluto Maria Rita. Wow, siete numerosi a quest'ora. Bene, bene. Queste doppie immagini che quando vedete, magari avete presente che c'è il vaso e il volto, quando voi vedete il volto, fate una fatica terribile poi a cambiare visione e a vedere il vaso, l'altra visione. O il cubo, avete presente il cubo? A volte vedete la faccia prominente verso di voi del cubo, a volte invece la vedete come quella che sta dietro. Si fa una grande fatica a cambiare visione. Perché? Perché il cervello, una volta che ti ha dato un significato, si chiede perché deve cambiare visione. Lui il suo compito l'ha espletato. Quindi è veramente come se ti chiedesse: scusa, ma che cosa vuoi da me ancora? Le convinzioni limitanti funzionano proprio in questo modo. Si crea un circuito dentro al nostro cervello e si reitera quel pensiero. Voi sapete che esistono i cosiddetti circuiti neuronali, cioè i neuroni si collegano tra loro sulla base del tipo di pensiero che noi abbiamo sviluppato. Non so se avete presente come sono fatti i neuroni, no? Sono questa sorta di banalizzo, perdonatemi. Questa sorta di tondino con queste braccine che si collegano tra loro a seconda del pensiero che dobbiamo formare, quindi di quello che dobbiamo fare. Quando questo circuito si è formato,
il cervello fa una grandissima fatica a crearne uno diverso, anzi, è un po' un'abitudine, l'abitudine che subentra quando magari andiamo per strada a lavorare, facciamo sempre la stessa strada, facciamo fatica a trovare delle situazioni alternative. Allora, che cosa possiamo fare? Sapete che per noi è una cosa estremamente difficile smettere di pensare. Noi pensiamo continuamente senza rendercene conto, smettere di pensare è veramente difficile. Ecco perché la meditazione, per esempio, è uno strumento efficacissimo, perché sospende l'attività del pensiero. Nel momento in cui io la sospendo, do la possibilità ai neuroni di staccarsi l'uno dall'altro, ricomporre un nuovo circuito e quindi una nuova visione delle cose. Questo dal punto di vista fisiologico. Quindi tutti gli strumenti, quali la meditazione, tecniche introspettive, lo yoga, tutti quelli che in qualche modo ci permettono di astrarci dal nostro pensiero, di rimanere nel silenzio della mente o anche di permetterci una introspezione che sia una prospettiva del nostro modo di agire, che ci permetta di vedere come noi agiamo nella realtà, sono tutti strumenti utili per cercare di liberarci, scoprire prima di tutto le nostre convinzioni limitanti e quindi liberarcene, cioè ricomporre i neuroni attraverso altri contatti neuronali tra di loro. E questa era la prima cosa che volevo dirvi perché mi è stata fatta questa domanda in maniera molto esplicita ed è sicuramente una domanda che richiede una risposta importante. Qualsiasi percorso di crescita personale fatto bene, è un modo per ricomporre queste visioni. E questa era la prima cosa. Poi abbiamo parlato di numeri, del fatto che esiste un campo informativo e che questo campo informativo è il campo in cui esiste tutto codificato attraverso sequenze numeriche che indicano quindi una determinata frequenza e figure geometriche. E vorrei oggi soffermarmi proprio su quanto i numeri influiscono nella nostra vita. Noi siamo diventati degli esseri sempre più razionali e le antichissime civiltà erano sicuramente più evolute di noi da tanti punti di vista. Sapete che i nuragici, gli esseni, gli atlantidei, sono tutte civiltà che avevano in comune una caratteristica che noi abbiamo perso, e cioè l'utilizzo delle energie personali, ovvero sapevano teletrasportarsi, autoguarirsi, usavano la telepatia. E sono tutte capacità che noi abbiamo ancora, ma che abbiamo atrofizzato. Erano in contatto con l'unica cosa che avevano, cioè se stessi, e l'ambiente esterno nel senso del mondo, della natura, erano molto più in contatto con la natura di quanto noi siamo, non lo siamo noi. L'uomo, man mano che si è appoggiato all'esterno di sé, si è affidato sempre di più alla scienza e alla tecnica, e da un lato ben venga tutto questo, dall'altro l'ha allontanato però dalle sue capacità. Guardate quello che accade semplicemente adesso con l'utilizzo, per esempio, del navigatore. Il nostro senso di orientamento si è atrofizzato. Facciamo sempre più affidamento su uno strumento e non utilizziamo un nostro strumento interno e quindi lo atrofizziamo. Tutto ciò che il corpo non usa, a qualsiasi livello, a qualsiasi dimensione del corpo, fisica, psichica, emotiva, viene atrofizzata e abbandonata. È il motivo per cui, tra l'altro, la Merkabah, la famosa Merkabah, in questo momento è molto limitata. Che cos'è la Merkabah? Chiarisco questo concetto visto che l'ho citato. Beh, la Merkabah sono due tetraedri. Vediamo se ritrovo una figura della Merkabah, così ve la posso fare vedere. Che ruotano intorno a noi, sono l'uno all'interno dell'altro e ruotano intorno a noi. Ed erano degli strumenti che permettevano il passaggio da una dimensione all'altra. Praticamente
sono molto grandi intorno a noi, molto grandi. Parliamo di 18 metri intorno a noi, anche se vengono sempre raffigurati come molto vicini. Non riesco a far partire le immagini. Ci sarà modo, ci riuscirò. Qua neanche. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dunque, vediamo un'immagine della Merkaba da farvi vedere. Eccola qua. Guardate, viene sempre raffigurata in questo modo. Eh? Che cos'era la Merkabah? Era un campo di forze controruotanti. Come vedete, sono due tetraedri, tutto a base triangolare. Sono infilati l'uno nell'altro ed erano, la Merkabah costituiva un veicolo, un potente veicolo sia di guarigione che di spostamento nelle varie dimensioni. Si parla tanto della Merkabah e della necessità di riattivare questa Merkabah ed effettivamente è importante farlo perché è quella che ci permette di andare a un livello di consapevolezza superiore a quello che oggi noi abbiamo. Tenete conto, come vi dicevo, che qui c'è una raffigurazione della Merkabah, semplificata, è sempre così, perché in realtà è molto più ampia di quello che sembra, molto più ampia di quello che sembra. Siamo appunto, come vi dicevo, tra i 18 e i 20 metri, quindi queste sono sicuramente delle immagini non proprio realistiche rispetto alle dimensioni reali. Questo per dire che cosa? Che l'uomo ha sempre vissuto in contatto con quelle che sono i numeri e le figure. Allora, vedo che c'è una domanda da Laura Melluso, doppio triple, li trovo durante le mie giornate, non li cerco ma capitano, si prendo il cellulare, targa i numeri di testa dei miei figli. Sì, ora vi dico qualcosa anche rispetto a questo. Quello che volevo premettere era appunto il fatto che noi abbiamo perso la cognizione di quanto numeri e figure geometriche siano importanti nella nostra vita e ci contornino sempre. Ma perché numeri e figure geometriche? L'altra volta parlavamo di campo informativo e dicevamo che il campo informativo di base è la matrix di tutto quello che esiste, cioè è come se ci fosse una base, la matrice appunto di come tutto dovrebbe essere per essere perfetto. Perfetto significa essere in modo tale da vivere nel benessere, nella felicità, nella gioia. Se tutto funzionasse a dovere, noi dovremmo essere in quello stato, che è lo stato primordiale previsto per tutto e per tutti. Tutto vibra, questo è fuori discussione. E tutto vibra secondo determinate frequenze. E queste frequenze vengono codificate da numeri e figure geometriche. I numeri hanno una loro frequenza. E perché i numeri, si sono scelti proprio i numeri e le figure geometriche per contrassegnare le frequenze, le vibrazioni di come tutto dovrebbe essere? Per un motivo molto semplice. Numeri e figure geometriche costituiscono un linguaggio universale. Cosa vuol dire questo? Sapete che da una lingua all'altra ci sono sempre delle sbavature di contenuto. Prendiamo una parola molto semplice che è in italiano carino o carina. Può esprimere un giudizio positivo sia rispetto all'aspetto fisico di una persona, che rispetto all'atteggiamento. Noi abbiamo un'unica parola e capiamo dal contesto se stiamo facendo un apprezzamento fisico o un apprezzamento caratteriale. In realtà, in inglese, queste due parole vengono scisse in cute per il livello fisico e nice come atteggiamento.
Quando noi traduciamo, motivo per cui si dice spesso tradurre è sempre un po' tradire, noi traduciamo un concetto vibra, ha una sua frequenza. Sapete che a livello semiologico, di semiotica, c'è un significante, che è la parola a cui viene annesso un significato, che è il concetto veicolato attraverso il significante. Nelle lingue, nella traduzione, un significante può veicolare non lo stesso significato di un'altra lingua. Questo cosa vuol dire? Che veicola un altro concetto, c'è cioè un'altra frequenza. In realtà, con i numeri questo non avviene. Perché? Perché comunque io lo pronunci o comunque io lo scriva, perché ci sono delle piccole variazioni nella grafica con cui viene contrassegnato un numero. Per esempio, il numero 1 può essere una semplice stanghetta, può avere l'inclinazione prima della stanghetta, può avere una stanghetta sotto, ma al di là della rappresentazione grafica, quando io dico 1 in qualsiasi lingua, concettualmente io penso sempre la stessa cosa, in italiano, in inglese, in polacco, in yiddish, in hindu, in qualsiasi lingua. Quindi io emetto la stessa frequenza. Ecco perché i numeri costituiscono un linguaggio universale. Idem per le figure geometriche. Una piramide è una piramide, un cubo è un cubo. Posso immaginarlo grande o piccolo, ma quello che fa, che crea la frequenza, è come è composta quella figura geometrica, non quanto grande o piccola è. Ecco perché il campo informativo di base, secondo la fisica quantistica, quindi questo mondo dove tutto è già codificato, per essere come dovrebbe essere, per permettere a tutto e tutti di essere in uno stato di benessere, felicità e amore assoluto, è contrassegnato da sequenze, figure geometriche che definiscono le frequenze esatte a cui tutto dovrebbe vibrare. Quando noi non siamo allineati con questo campo informativo, noi non vibriamo come il campo informativo, emettiamo frequenze diverse, abbiamo bisogno di riallinearci al campo informativo di base. Quindi i numeri sono tutti intorno a noi sempre e la numerologia è una scienza vera e propria molto antica. La prima persona che ha pensato proprio alla numerologia come scienza è stata Pitagora. È lui il primo che ha visto una correlazione tra l'uomo e i numeri. D'altronde, sapete che la geometria è sempre stata qualcosa di estremamente importante per gli antichi, perché hanno sempre creato su proporzioni estremamente particolari. Tutta l'arte ha sempre tenuto conto di porzioni e proporzioni tra i numeri molto particolari. Dal Novecento in poi che c'è stata la necessità di rompere questi schemi e cercare altro. Ed ecco perché Picasso stesso diceva: la mia arte è frutto di un atto di distruzione. Aveva bisogno di distruggere queste armonie che si erano create a livello geometrico, spesso sacre, per cercare dell'altro. Che si sia trovato o non trovato, questo sarà un esperto dell'arte a dirlo e non mio. Però tutto si basava prima su delle geometrie e dei rapporti numerici particolari. E anche la nostra vita si basa su questo, perché quando noi nasciamo in una data particolare. Il nostro nome e il nostro cognome corrispondono a frequenze particolari. Secondo la vecchia scienza della gematria, cioè la corrispondenza tra numeri e lettere, il nostro nome e cognome può essere trasformato in numeri e ci dà vari significati. Che cosa vuol dire scegliere? Perché noi scegliamo la nostra data di nascita e scegliamo il nostro nome e cognome. Lo scegliamo sulla base delle frequenze che emanano. Perché? Perché abbiamo bisogno di quelle frequenze. Quando nasciamo, noi ci diamo dei compiti importanti, che sono quelli di lavorare sugli aspetti che abbiamo ancora da integrare. Quindi su quelle realtà di noi che sono ancora insolute. Vedo che Maura mi ha già messo la sua data di nascita. Allora, dico subito una cosa. Quando si vedono i numeri doppi, tipo 13, 13, 11, 11, 12 o qualsiasi forma di numeri doppi, è un segnale che ci viene dato dalle altre dimensioni ed è un segnale di
protezione, vuol dire che siamo assistiti. È un modo di comunicare perché dalle altre dimensioni comunicano attraverso i numeri. Quindi quando vediamo numeri doppi, vuol dire che siamo assistiti. È un conforto, un messaggio di conforto e di fiducia che ci viene dato. La data di nascita che scegliamo definisce quello che è l'obiettivo. Viene chiamato destino in numerologia. Diciamo, preferisco la parola obiettivo perché destino mi sa più di predestinato. Invece l'obiettivo è proprio il compito che noi ci siamo dati, cioè di raggiungere quel risultato, di integrare quella parte di noi. Per esempio, Maura 22.764. Adesso mi dovete dare il tempo di fare un piccolo calcolo perché lo devo fare a mano. Ah, vediamo un po'. 22.7.1964. Dalla tua data di nascita io posso vincere qual è il tuo obiettivo. Tu tra l'altro hai un 22, Maura, nella tua data di nascita. Il 22 è un numero importante perché è un numero maestro, è il numero del creatore. Questi sono numeri molto, molto particolari. Vuol dire che tu senti molto l'esigenza di fare delle azioni, compiere delle azioni o dei progetti che siano di utilità pubblica, che siano soprattutto volti a portare le persone a consapevolezza. Quindi qualsiasi azione per te possa aiutare gli altri a capirsi, a fare introspezione, a anche comprendere le loro risorse, portarle a realizzazione. Tu senti molto il bisogno di aiuto, di aiutare, ok? Di aiutare gli altri. Dunque, adesso mi stanno arrivando tante date di nascita. Io non riuscirò a guardarvele tutte. Quello che posso fare, anche perché guardate, quello che noi stiamo prendendo adesso, cioè la data di nascita, ci dà un solo elemento di tutto il quadro numerologico. Considerate che una lettura del quadro numerologico completo, e qui qualcuno che sta guardando lo sa, vero Massimo, può durare anche 3 ore. Per cui io sto estrapolando quello che è un parziale, tanto per farvi vedere come funziona, ok? Quindi adesso i messaggi stanno già scorrendo, mi stavo focalizzando su quello di Mauro e proseguo con quello di Mauro. Oltretutto dovete darmi anche il tempo di fare i calcoli. Cercherò di dire qualcosa a qualcuno, non riuscirò a farlo con tutti quanti, ok? Quindi con Mauro dicevo, sente questo bisogno proprio di essere utile agli altri, ma di rendere quest'utilità concreta, cioè c'è una spinta dentro di te molto forte a voler realizzare proprio dal punto di vista materiale le intuizioni che hai di cose, situazioni, azioni che possano essere utili per l'evoluzione delle altre persone e vieni anche vista dalle altre persone come un po' un punto di riferimento, una persona che ha una forte personalità, anche se vieni anche percepita come una persona che distanzia un pochino. In che senso? Il 22, come l'11, il 33 e il 44, sono quattro numeri maestri cosiddetti che indicano veramente tratti straordinari e particolari, anche se nel tuo caso è un parziale. Sono molto più forti questi numeri quando sono dei risultati finali, in questo caso un parziale, ma comunque la sua importanza. Vedo che mi hai scritto anche esatto, quindi probabilmente ti ci ritrovi. E che cosa accade? Accade che vieni percepita come una persona in certi momenti un po' sfuggente. Ecco, perché? Perché essendo questo il numero del creatore, il creatore ha delle intuizioni, ma mentre le ha è un po' altrove. E in effetti va in un'altra dimensione a raccogliere queste informazioni per poi portarle qui. E quindi vieni molto, tra virgolette, tenuta d'occhio, osservata, ma nello stesso tempo c'è una sorta di soggezione nell'avvicinarsi, viene vissuta come un po' sfuggente. E questo lo dico solo guardando il 22. Lasciatemi fare i calcoli un attimo per Maura. Maura, tu mi hai, sei tu che mi hai scritto che vedevi sempre il 13? Ah.
È molto interessante questo, perché la somma della tua data di nascita è proprio 13. E questo è un numero che sicuramente ti dà un po' da fare, perché è un numero karmico cosiddetto, e ce l'hai proprio nell'obiettivo. Quindi il tuo obiettivo di vita, in questo caso, significa riuscire a superare qualcosa che nelle vite precedenti non hai ancora superato. Te lo sei dato proprio come obiettivo. Il 13 è, ti ripeto, un numero karmico ed è quello delle persone che fanno molta fatica a cambiare struttura, a lasciare andare ciò che è già morto, ciò che non serve più. Sono persone che hanno una forte personalità e sono estremamente determinate e caparbie, ma fanno molta resistenza al cambiamento, sono molto ostinate in questo. Praticamente la sfida che tu ti sei data è quella di riuscire a fluire con la vita in maniera più leggera, più semplice, a essere più flessibile, molto più flessibile. Il 13 è proprio il numero che ti chiede di imparare a lasciare andare ciò che non ti serve più, ciò che veramente ti stai portando ancora dietro, ma più per un'insicurezza, più per un'abitudine che per una reale necessità. Perché questo 13 deve trasformarsi in un 3 più 1, cioè il 4. E il 4 è il numero del costruttore, la cui parola chiave è l'ordine. Te la faccio anche vedere. Dammi un attimo di tempo che devo maneggiare il cellulare con tutto il resto. Ecco qua. E te la faccio vedere. Questo è il costruttore. Come vedi che cosa fa? Tiene il mondo. Perché il costruttore è colui che ama la regola. Ama l'ordine, ama la cura del dettaglio, ma deve saperla usare senza esagerare. Quindi la sfida è proprio quella di saper gestire quelle che sono le convenzioni e le strutture, unendo ad esse la flessibilità. Tu hai deciso in questa tua incarnazione di riuscire a integrare questo aspetto, Maura. E hai proprio come dire, una cosa molto forte, perché ti sei data proprio questo numero karmico come obiettivo. E quindi c'è bisogno di imparare a fluire, di stare nella leggerezza, di lasciare andare, di non. C'è una sfida con l'insicurezza in tutto questo, perché il 13 si basa su tutto ciò che conosce, che sa, e quindi fa fatica ad accettare il nuovo, anche il 4, però il 4 fluisce decisamente di più. Quindi tu vuoi imparare in questa incarnazione l'importanza della regola, cioè a utilizzarla in maniera chiara. Quando abbiamo un 4 come obiettivo, facciamo anche fatica nelle relazioni. In che senso? Nel senso che facciamo fatica a fidarci. Abbiamo molto bisogno di essere sicuri del partner. Non amiamo molto la routine. Oh, scusa, non amiamo molto i cambiamenti. Ci piace il conosciuto, la routine. E dobbiamo imparare a fluire un po' di più. Il 4, vedete come è scritto il 4? È il numero più chiuso che c'è. È il più rigido. Perché? Proprio perché è il più chiuso. Tra l'altro, ho pensato una cosa molto buffa. Noi lo troviamo scritto così graficamente, ma noi italiani non lo raffiguriamo o non lo scriviamo generalmente così, vero? Come lo scriviamo italiani il 4. Adesso lo disegno. Lo scriviamo così, aperto. Vero? O così o così. Per quale motivo? Perché noi facciamo molta fatica a stare nella struttura. Noi non siamo rigidi, siamo fin troppo lascivi in tutti i senso, in tutti i sensi. E quindi anche graficamente noi difficilmente ci raffiguriamo un 4 in questo modo, cosa che invece i popoli nord europei fanno con grande facilità. E
Come vedete, un solo elemento, ora non so Maura se effettivamente ti ritrovi, leggo il cuore mi fa male, senti, ok, mi sembra di capire Maura che ti stai ritrovando nelle mie parole, questo sappi che però è il tuo obiettivo, cioè è quello a cui tu hai deciso di giungere, cioè tu hai scelto quella data di nascita come sfida per integrare tutto questo, ok? E quindi è proprio un compito che tu ti sei data. Vedete, la numerologia si muove su quelli che si chiamano gli archetipi. L'obiettivo è uno degli archetipi su cui si muove la numerologia. Scegliamo quella data di nascita perché quelle frequenze ci servono, le dobbiamo integrare. Anche il nostro nome e cognome, come dicevo, ci parlano di noi, perché dal nostro nome e cognome invece evinciamo tutta un'altra serie di informazioni e sono tantissime. La numerologia è una scienza esatta, molto esatta. E a che cosa serve? A fare chiarezza su di noi. È uno strumento per proseguire la nostra evoluzione spirituale. Vi dirò questa cosa molto buffa. Quando io ho fatto il primo corso di numerologia, non ero veramente interessata a farlo. L'ho fatto perché mi è stato offerto. Ma sapete che le cose non capitano mai a caso. E quindi entro le prime 2 ore di corso, quel poco che abbiamo imparato in quelle 2 ore, mi ha dato una tale chiarezza su alcune cose che sentivo stridere dentro di me, dentro il mio animo, le ha proprio sistemate, mi ha dato chiarezza rispetto a delle cose che sentivo veramente tirarmi da parti diverse. Che ho detto no, io devo arrivare fino in fondo, devo capire tutto, devo veramente arrivarci fino in fondo. Tant'è che appunto sono diventata insegnante di numerologia. Ed è veramente uno strumento che fa chiarezza sul nostro comportamento e ci indica anche delle vie da seguire, cosa lasciare andare, come proseguire, le affinità anche. Però, come ripetevo, come ho già detto e ripeto, stiamo parlando poi di situazioni in questo momento parziali, perché una lettura intera di un quadro è molto ampia. Quindi, vediamo un po', molti mi avete mandato le vostre date di nascita, vado un po' nell'ordine di arrivo. Carlotta mi dice, io vedo spessissimo l'11. L'11 è il numero del genio, ok? Il numero del genio significa questa capacità di astrazione notevole. Il genio chi è? È colui che ha delle intenzioni pazzesche, delle intuizioni che ar gli arrivano, neanche lui sa bene da dove, e che però lo pone anche in una situazione di conflitto. In che senso? Nel senso che queste intuizioni per lui sono cose normali, acquisite. E quindi non capisce perché per gli altri non sia così ovvio com'è per lui. Quindi si sente sempre un pochino estraniato dal sociale. C'è un po' di fatica nell'essere integrato nel sociale per il numero 11, proprio perché quello che per lui è ovvio non lo è per gli altri. E l'11, essendo un po' un disequilibrio, perché è un 10 e il numero pari, sappiamo che mettono le cose in equilibrio, l'11 cosa fa? Sbilancia. Sbilancia proprio perché io vado come genio altrove, prendo delle informazioni e le porto qui. Quindi dei momenti non ci sono e chi mi vive effettivamente in certi momenti capisce che io sto facendo altrove, ma non capisce cosa, per cui rimango una persona poco catalogabile, poco definibile. E quando torno, però, gli altri sanno che io ho qualcosa da dire. E quindi è un numero verso il quale le persone pongono attenzione. Quindi Carlotta, se ti compare spesso l'11, c'è bisogno di rimanere in contatto con le tue intuizioni, di aprirti a essere, capire che ti stanno arrivando delle informazioni importanti, non solo per te, perché il genio ha delle informazioni importanti per tutti. L'11, il 22, il 33, il 44 sono dei numeri che sono dei veri e propri portali e sono dei numeri maestri che si mettono al servizio degli altri. Per loro servire è il compito e vogliono servire all'elevazione spirituale degli altri. Quindi, Carlotta, prova a riflettere un attimino in questo momento su quanto ti dai ascolto quando ricevi le intuizioni e quanto invece le tralasci a favore della mente e della razionalità. Perché qui bisogna lavorare ovviamente sulla fiducia in te e sull'autostima. Questo è il significato.
Oh, dunque, vediamo un po'. È arrivata Nadia anche. Io vi ripeto, ne vedo solo qualcuna. Poi possiamo fare così, però non riuscirò a soddisfarvi sicuramente più di tanti. Anzi, posso prendere qualcuna di voi e fare, diciamo, un quadro un po' più completo e magari parlarne un po' la prossima volta che ci vediamo. Dunque, chi c'era in lista? Vediamo un po' che ho perso l'elenco. La Nadia, giusto? Aiuto, 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 aiuto. Mi sono persa, scusate, non è semplice gestirmi col cellulare, abbiate pazienza. Eccola qua, 22.471. Allora, vediamo un pochino di prendere qualche spunto anche per Nadia. Vediamo di dire qualcosa di diverso. Allora, anche Nadia un 22. Ah, beh, Nadia, non so se hai ascoltato quello che dicevo prima. Vale anche per te, quello che dicevo prima per Maura. E quindi anche tu hai un numero maestro importante e quindi senti questa necessità proprio di lavorare per il bene altrui, ma concretizzandolo proprio, ok? Quindi non solo parlando con le persone o con il tuo modo di essere, di parlare, di porti, che è più tipico dell'11, ma il 22 vuole veramente creare delle cose di pubblica utilità e quindi c'è questa spinta dentro di te. Quindi vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora, qui dunque un attimino. Qui a me risulta che tu abbia. Aspetta, no. 7. Mi risulta che tu abbia un 7, Nadia. Un 7. Allora, il 7 te lo faccio vedere, è un altro archetipo molto importante. Guarda, te lo faccio vedere. È il numero del saggio. E la parola chiave è meditazione. Non so se lo vedi, ecco, forse un pochino così. Meditazione. Che cosa vuol dire? Allora, il saggio è un numero di astrazione, è il numero della logica, è il numero della meditazione, è il numero di chi vuole vedere le cose oltre la realtà. Il saggio parla poco e ascolta molto. Chi è un saggio, se ci pensiamo bene? Chi è un saggio? Il saggio è colui al quale noi ci rivolgiamo e nella nostra iconografia mentale è sempre in qualche luogo molto alto, distaccato un po' dalla realtà e che la osserva da là. Perché? Perché lui ha la capacità della visione, ha la capacità di vedere la complessità delle cose e quindi riuscire a dare quella risposta che noi in realtà non abbiamo, perché ha il giusto distacco. Ma nello stesso tempo è un punto di riferimento. Che cosa vuol dire avere il 7 come obiettivo, come destino di vita? Che cosa vuol dire questo? Che ho sicuramente una grande propensione per tutto ciò che è il mondo esoterico, le altre dimensioni, la religione, l'alchimia, e che sono molto introspettivo, aperto all'analisi, ho bisogno di chiedermi anche il perché delle varie cose. E ho bisogno sempre di ricercare oltre il visibile, sempre di trovare altro, di andare oltre le illusioni del mondo, oltre le apparenze. Devo imparare che cosa in questa vita, quindi, a sviluppare distacco, intuizione, trovare le risposte da solo,
accettare anche i momenti di solitudine, perché il saggio, sappiamo, non è mai in mezzo alla folla, non è che goda di grande socialità, riceve molte persone, ma sempre in maniera distaccata, è sempre un po' un solitario. E perché questo? Perché c'è bisogno di ascoltarsi nel profondo. Ora, io non conosco gli altri tuoi numeri, ma quando noi ci mettiamo un obiettivo è perché dobbiamo integrare una parte, quindi magari. Ipotizzo, non avendo, ripeto, gli altri tuoi numeri, magari abbiamo bisogno in questo momento di rimanere, magari abbiamo bisogno di fare questa introspezione, staccarci perché viviamo una socialità sfrenata che ci porta lontano da noi o perché ci sentiamo troppo insicuri e quindi ci nascondiamo, mescoliamo magari nella folla. Bisogna vedere perché gli obiettivi partono sempre da una necessità data da un nostro atteggiamento e da come stiamo vivendo la vita. Quindi è molto importante se tu hai il 7 come obiettivo, quindi questo, il saggio, appunto, la meditazione, te lo faccio vedere una volta, guarda, ecco, è molto importante cercare di lavorare su un sentiero di conoscenza proprio. E quindi cercare anche di lavorare sul rilassamento, sulla meditazione, su tutte quelle che possono essere le discipline del mondo in qualche modo. Anche perché ricordiamoci, il 7 è il numero anche dello studio, quindi c'è la spinta da parte tua sempre a voler approfondire, a voler studiare. Il 7, tra l'altro, è un numero che tende alla perfezione ed è un numero molto raffinato, lui aborre proprio la volgarità, quindi ti dà molto fastidio tutto ciò che è volgare, che appartiene un po' in maniera banale, bassa a questo mondo. Senti proprio la necessità anche a livello estetico di circondarti di bellezza e di raffinatezza. Attenzione a non entrare in conflitto con il mondo, Nadia. Cioè, il 7 nei momenti di crisi si chiude al mondo da lassù pontifica e critica. Il saggio da lassù pontifica e critica. E questo non è il tuo compito. Non è il tuo compito. Quindi, mi raccomando, ricordati di questa tua necessità, quella di lavorare sull'introspezione e sulla ricerca di altro. Non so se ti ritrovi in quello che ho detto, perché il numero del destino, dell'obiettivo è una spinta proprio verso quello che sentiamo. Serve proprio per capire in quale direzione ci stiamo muovendo. E quindi sviscerare l'obiettivo serve per capire queste tensioni o pulsioni che abbiamo dentro, perché le abbiamo, perché quello è ciò verso cui noi vogliamo tendere in questa incarnazione, proprio il messaggio di vita, la spinta di vita che noi ci siamo dati. Ok? Allora, io non so neanche quanto tempo ho ancora, vediamo un po', ho ancora un quarto d'ora, vediamo, forse riesco a farne ancora una, vado di seguito, non, come dire, mi dispiace, vado di seguito su chi me le ha date in ordine di arrivo proprio, adesso mi sono anche persa, vediamo un pochino, chi c'era dopo la Nadia, c'era Vanessa, Vanessa sei ancora in ascolto? Vanessa, dacci un segno. Vediamo un po' se Vanessa ci dice che è ancora in ascolto, se no passo a qualcun altro. Allora, vi chiederei cortesemente, non fate i calcoli da soli, nel senso che si ottiene sommando la data di nascita, il numero dell'obiettivo, ma ci sono dei numeri che quando compaiono non vanno sommati, per cui vi prego, non fate questi calcoli da soli, perché potrebbero risultare sbagliati. Ora non c'è il tempo per spiegarvi tutto, quindi, sì, non fateli, insomma, in questo momento. Allora, torno un attimino indietro, dopo Nadia avevamo la Vanessa che ha 21-12-1993. Allora. Allora, Vanessa, hai come obiettivo il numero 1.
Obiettivo di vita 1, ti faccio vedere a che cosa corrisponde come archetipo. Ti faccio vedere subito. Al guerriero. E la parola chiave è indipendenza. Chi è il guerriero? Il guerriero è sicuramente un leader, è colui che vede da solo, che dice chi fa da sé fa per tre, che non ha bisogno di aspettare gli altri. È un antesignano perché il numero uno è un numero di grande creatività, di potere, di forza, di coraggio, di determinazione, che lavora per la sua indipendenza. Quindi è un numero che apre anche campi nuovi, visioni nuove della vita. Queste un po' sono le caratteristiche di base, ma se io lo guardo come obiettivo, che cosa ho deciso di integrare in questa vita? Beh, allora, la parola chiave per il numero uno è leadership. Lui è un leader nato, quindi non è un numero che può ricevere ordini, semmai ne può dare. È un numero innovativo, disponibile al cambiamento, per esempio, e gli piace anche avere successo, purché sia disponibile a correre dei rischi. Se ce l'ho come obiettivo, ecco che io devo imparare a gestire la sfida della vita di tutti i giorni, a stare sotto la luce dei riflettori, a imparare a difendere il mio spazio sacro, a imparare l'importanza della disciplina e della compassione. Quindi, se io ce l'ho come obiettivo, vuol dire che io decido che in questa vita imparo a stare sotto la luce nell'arena della vita in maniera visibile, difendendo il mio spazio sacro, ma utilizzando contemporaneamente disciplina e compassione. È un numero che ha una sfida l'uno con che cosa? Con la sicurezza e la stabilità. Quindi è possibile che tu ce l'abbia come obiettivo perché hai bisogno in qualche modo di riequilibrare delle insicurezze e dell'instabilità che senti dentro di te. Ora, ripeto, non so se ti ritrovi, se mi dai un feedback, se vuoi qualche approfondimento, visto che stiamo parlando proprio di te e del tuo numero. Ma questo è un po' l'obiettivo di vita per l'uno, ok? Ecco, benissimo Vanessa, ok, grazie. Dunque, ripeto, vediamo un attimino quanto tempo ancora, proprio 5 minuti, vediamo se riesco a farne ancora uno velocemente di questi. Poi ripeto, ci possiamo rivedere, ci rivediamo tra 2 giorni, sempre alle 5, possiamo proseguire, parlare di un altro archetipo, ma ripeto, sono letture molto parziali. Poi, chiaramente, chi vuole mi contatta in privato, si fanno le letture complete, ma qui posso fare volentieri tutto quello che ho detto. Allora, Rocco mi chiede, mi puoi dire qualcosa sul numero 7? Guarda, Rocco, ne abbiamo parlato a lungo in questa diretta, io non so quando ti sei collegato, ma visto che rimarrà registrata, te la puoi risentire. Sul 7 abbiamo parlato ampiamente. Dunque, tornando ad andare in sequenza, così nessuno se ne ha male. Vediamo un po'. Dopo Vanessa c'è Salvatrice Lazzaro e questa sarà l'ultima che riusciamo a vedere velocemente. Fatemi fare i calcoli di Salvatrice. Anche qui c'è un 11, nel tuo numero, Salvatrice. Non so se ti ricordi quello che abbiamo detto prima del numero 11, il genio. Spero di sì, perché così non abbiamo bisogno di ripetere, ma soprattutto perché in questo momento non c'è più tempo. Allora, tu hai un 8, Salvatrice, e ti faccio vedere cosa vuol dire l'8. Adesso qui mi si sono affastellate un po' di foglie, ma l'otto è il sovrano e la parola chiave, come vedi, è potere. Il sovrano. Allora, guardate com'è fatto l'otto, lo conosciamo tutti, no? L'otto. Ti dicono: è il numero dell'infinito. No, è quello dell'eternità. L'infinito è così, ma rovesciato, è in orizzontale, mentre questo è in verticale. Ma al di là di questo, l'otto è come se fosse un cerchio che è stato strozzato al centro. Immaginassimo di vedere questo numero su di noi,
lo vedremmo come un cerchio. Se noi avessimo un cerchio tutto intorno a noi, a che altezza ci sarebbe stata questa stretta? Plesso solare. Perché l'otto fa fatica a mettere insieme il cuore con la mente. Quanti sovrani hanno perso il regno per l'amore di una donna? Parecchi. Il sovrano è un numero che è estremamente organizzato, molto pratico e concreto. Quello che pensa lo deve assolutamente scaricare nella pratica. Ha proprio bisogno di vedere che le sue idee si traducono in realtà. È un numero di una grandissima energia, veramente una grande energia. E ha bisogno di manifestarsi, ha proprio bisogno che le cose diventino pratiche, di toccarle. È un numero che può anche avere bisogno di ostentare quello che ha raggiunto, di ostentare anche attraverso status symbol delle volte. È un numero di coraggio, è il numero che ha insito dentro di sé il problem solving ed è un numero di grande determinazione, è organizzatissimo. Molto affidabile, come un sovrano dovrebbe essere, ok? Molto affidabile. Cosa vuol dire se noi prendiamo queste che sono le caratteristiche positive del numero e le trasponiamo in un obiettivo di vita? Ecco, qui ci sono delle informazioni che in effetti ti posso dare io, perché l'astrazione qui da quello che significa il numero a tradurlo in obiettivo richiede qualche informazione in più. Beh, vuol dire che essendo un numero collegato alla materia, perché ha bisogno di concretizzare nella materia, tu hai bisogno di comprendere quelle che sono le leggi del mondo materiale, in modo però obiettivo. Quindi hai bisogno di osservare il mondo intorno a te e essendo l'otto un numero che ha anche delle affinate capacità psicologiche, tu sei in grado di capire molto bene il carattere delle persone. E il tuo scopo in questa vita, questo è molto importante, è riportare un equilibrio tra spirito e mente. Quindi unire la mente e il cuore, portare lo spirito nelle cose che crei nella materia, riportare un equilibrio. Quando si ha un 8 come obiettivo, è anche un numero che ha un karma particolare. Perché? Perché vuole esprimere l'otto come obiettivo le conoscenze acquisite in altra vita, in questa vita. Quindi se hai maturato delle esperienze che ti hanno dato delle conoscenze nelle altre vite e lo vuoi, e le vuoi concretizzare, spiritualizzare nella materia in questa. Quindi è un compito molto particolare quello dell'otto, un obiettivo molto particolare, ma molto, molto, molto concreto, molto forte. E c'è tanta energia quando c'è un otto, molta energia. E l'otto si muove sempre in maniera molto autonoma, molto fiuto anche per gli affari, per la monetizzazione, per la concretizzazione e vuole anche posizioni di prestigio, per cui potresti anche trovarti ad avere delle posizioni particolari. Delle posizioni salvatrice, averle avute di rilievo. Ecco, questo è un po' quello che vi posso dire, insomma, da questi brevi accenni che abbiamo fatto. Poi magari possiamo fare qualche approfondimento e magari parlare di qualche altro archetipo la prossima volta. Ok? Vedo se c'è qualche domanda particolare. Nadia, amici, amici, ti trovo in quello che dice, molto bene, sia nell'introspezione, eccetera. Ok, ribadisco, vi prego, non fate i calcoli delle somme, perché è vero che si ottiene l'obiettivo dalla somma della data di nascita, ma ci sono dei numeri quando compaiono che non vanno sommati, per cui vi pregherei di non farli un po' da soli, ecco, perdonatemi. Vediamo se c'è qualche domanda particolare. Dunque, allora, ecco, Cecilia, per esempio, dice: sono 11, ma devo considerare 2. 11 in cosa, Cecilia? Nel risultato finale? Perché se sei 11 come risultato finale, devi tenere 11. Allora, qua, mi si chiede qualche libro. Allora, ci sono moltissimi libri di numerologia estremamente interessanti.
Io vi consiglierei quelli di Guido Rossetti, numerologo da cui tra l'altro mi sono formata io, che sono molto interessanti, che sono La ruota della fortuna e Le carte dei numeri, sono due libri. Poi ripeto, ci sono tante numerologie, non c'è soltanto quella per la quale mi sono formata io, ce ne sono tante valide, ma sulle altre ovviamente non so darvi indicazioni. Ricordiamoci più che altro che i numeri parlano. Parlano con noi attraverso di noi. Avete visto che adesso abbiamo potuto parlare solo di 3-4 persone, ci hanno detto molto su quello che è la nostra tensione interiore, perché l'obiettivo è qualcosa verso il quale noi tendiamo. Quindi sentiamo una pulsione a fare delle cose, magari non ci è chiaro perché agiamo così, perché sentiamo quelle pulsioni. Quello che spero di avervi trasmesso è perché sentiamo quella pulsione lì? Perché è l'aspetto che abbiamo deciso di integrare in questa incarnazione. Noi ci incarniamo più volte per poter integrare tutti questi aspetti di personalità per tornare a diventare uno. Sperimentiamo la dualità e la separazione in questa dimensione per poter tornare a riappropriarci di quello che è l'uno tutto e quindi aderire poi completamente, per riallacciarmi all'inizio della diretta, a quello che è il campo informativo di base, dove tutto è uno e tutto vibra nella perfezione della frequenza cui dovrebbe vibrare. E alla fin fine siamo destinati tutti a vibrare alla frequenza dell'amore incondizionato. Bene, io vi saluto, ci rivediamo tra 2 giorni, dopodomani, appunto, sabato alle 17, e continueremo a parlare un po' di fisica quantistica, numeri e quant'altro. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti.